Ciao a tutti, io sono Yuki Fujiyama e volevo condividere, leggere insieme a voi o farvi vedere i miei disegni e farò tipo, credo, una serie di video con questi temi. Ma posso fare anche, penso che farò vari temi di dialogo, parlare di qualcosa, di quello che mi piace, eccetera. Condividere un po' insieme a voi le mie passioni, le mie idee. E niente così. Quindi questo è un video, è un piccolo video di presentazione. Non so se riuscirò sempre a essere puntuale con i video, eccetera, ma quando avrò tempo, tipo, vorrei farlo, insomma, ecco, anche dei vlog. Io abito in Giappone da 9 anni e quindi magari potrei fare anche dei vlog sulle mie giornate quotidiane e far vedere quello che faccio, insomma, com'è la vita qui anche. Ma io ho una vita abbastanza tranquilla, però ho 2 figli e 2 bambini non tanto grandi, uno è a 8 anni e l'altro 2, e quindi insomma ce n'è da fare di cose, ecco. Sicuramente non ci si annoia mai, ecco. Le mie passioni sono il disegno, i cartoni animati e anche la musica anni 80-90. Io sono dell'84, quindi mi piace anche i cartoni animati di quella generazione, anni 80-90, mi piacciono tanto. E sono appassionata anche di sigle di cartoni animati, molto vecchie, ma anche anni 70, 60, 70, sì, anni 70. 60 non lo so se ci arrivo, anni 70 sì. 70, 80, 90. E mi piace cantare sigle, eccetera. E poi niente. Sì, mi piacerebbe fare il karaoke, ma non è che ho tutta sta gran voce, non sono una cantante, quindi è così. Farvi vedere qualche schizzo di questo sketchbook che l'ho iniziato da poco quest'anno, l'anno scorso, scusate, l'anno scorso e quest'anno. Sono tutti schizzi, insomma, ve li faccio vedere. Studi. Io abito vicino a Nagoya, in una città che si chiama Gifu. E non è caotica come Tokyo, ma è molto più tranquilla. Io sono verso Kyoto. Tokyo è abbastanza lontana, però insomma, in 5 ore col treno normale ci si arriva, quindi con lo Shinkansen in 2 ore ci arrivi, diciamo. Certo, lo Shinkansen costa. E quindi sono andata solo in 2 volte e vabbè, prima sì. Dunque, in tutto 4 volte credo a Tokyo sono stata. Sono stata anche alla Tokyo Sky Tree una volta sola, qualche anno fa, nel 2016. Io soffro di vertigini, però quindi ho avuto abbastanza, devo dire, difficoltà ad andare su. Però il panorama è veramente, veramente bello. Una volta ci si deve provare, insomma. Poi che altro dire? Ci sono tante cose da dire adesso. Sono dei video un po' spontanei, un po' improvvisati, quindi non è che mi sono scritta niente. Adesso, magari se c'è qualche argomento interessante che posso dire, beh, io mi sono trovata bene fin dall'inizio, comunque sono venuta in Giappone nel 2012 con mio marito e ci siamo trasferiti qua.
Nell'estate 2012, luglio, faceva un caldo tremendo. Non venite in Giappone in estate se ce la fate, perché è troppo umido. Io vorrei scappare. Vorrei scappare d'estate proprio. Non si sta molto bene. Se vai su in montagna, alta montagna, allora si ce la fa stare, però qui in città è molto molto caldo. Questa è Alice, magari l'avete già capito, scusami. Questa qui è Alice. Ho fatto varie Alici in tutti i modi diversi impossibili immaginabili, perché mi piace Alice. E questa è l'ultima, ecco, questa è l'ultima che ho fatto, più Questo è uno recente. schizzo un po' vecchio, però è la mia caricatura, quindi magari non vedete la mia faccia, ma somiglio abbastanza a questa caricatura qui. Ho i capelli corti e gli occhiali. E vi ringrazio per aver visto il video fino a qui e vi saluto, vi auguro buona giornata o buona serata. Qui in Giappone sono le 3 e un quarto di pomeriggio, siamo 8 ore avanti rispetto all'Italia adesso. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao!